Salve a tutti. Bene, eccoci qui con l'altro video che vi avevo promesso sul fiore, sempre con la punch board Flower, sempre quella della Weird Memory Keepers. E fanno questi fiori qua. Io adesso ne ho fatti solo di tre tipi, che questa è XXS, poi questo invece è l'XS e questo qui è la L, però ne fa di tanti tipi, fa XXX, XS, S, M, L, XL e XXL, quindi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipi di grandezze. Io adesso ne faccio vedere due piccoli e il grande, perché vedete, questa è la punch board. Dove vedete, non so se si riesce a vedere, che ha degli asterischi rosa, non so, vedete, vuol dire che ne servono due pezzi per fare questa grandezza qua. Poi questo qui, a differenza degli altri, vedete per esempio questa per fare i sacchetti, ha solo la pieghetta, mentre invece questo ha, oltre la pieghetta, anche questa astina che serve per dare tridimensionalità al fiore. Poi vi farò vedere. E da questa parte qua faremo una foglia. Bene, ora vi dico le misure che ci vogliono. Partiamo dalla più piccolina, dalla XXS, e ci vuole un diametro di 15,2 per 4,4. Allora, mettiamo la prima parte nella start line e nella linea verticale, perché in questa qui abbiamo una linea verticale e una diagonale. Ora mettiamo prima nello start line e nella linea verticale. In pratica, prendiamo la nostra pieghetta e ci facciamo solo la linea diagonale e panciamo. Poi andiamo nell'XXS facciamo ancora, in questo caso, la linea verticale, che è quella dello start line, e la linea diagonale. Ne dobbiamo fare due. Ora dobbiamo mettere la linea verticale a pari dove dice, scusate, prima dobbiamo panciare e dobbiamo mettere dove la linea verticale di al XXS. Facciamo ancora panciamo, tiriamo la linea e facciamo così per tutti i petri. Mettiamo la linea verticale XXS, l'ultimo dovrà essere linea verticale, questo pari allo start time, e panciamo, e dobbiamo trovarci in questa situazione qua. Quindi iniziamo a piegare, questa è la prima piega, poi vedete le due pieghe servono per dare forma al fiore. Cerchiamo di piegare e diamo la colla. Io in questo caso prendo questo di adesivo. Pieghiamo e sovrapponiamo così.
in modo da avere il fiore, vedete? Ora con questo ci diamo tridimensionalità. Vedete che ha un taglio in mezzo, una scanalatura. Noi infiliamo il petalo e tiriamo in questo modo per darci la forma un po' rotonda al petalo. E questo, vedete, è uno. Ora facciamo questo qui, che è una S ed è di lunghezza 30,5 per 6,7, e abbiamo detto che è una S ed è questa. Quindi facciamo sempre nella stessa maniera di prima. Ed ecco qui il fiore grande. Ora, sempre con questo, vedete, se non entra nella nostra, cioè è più grande, damo così, così. Ed ecco qua, più grande, vedete? Dopo ci metteremo sopra questo, vedete? Si possono fare anche magari più piccoli o diversi strati. Ora facciamo l'ultimo e vi voglio fare vedere quello più grande. In pratica ce ne vuole due. Abbiamo fatto una L, quindi per 8,9, e iniziamo sempre come abbiamo fatto prima, quindi non ve lo so spiegare nello start line. Panciamo e linea diagonale. Ed ecco qua, abbiamo i nostri due. Ora dobbiamo piegare sempre come l'altro, ci pieghiamo qui e pieghiamo i due lati, quello dritto e l'altro diagonale, vedete così? E così. Facciamo così anche in questo. Attacchiamo i due lati, quindi diamo la colla in questo lato qui, così, e lo attacchiamo così. Ora diamo la colla in questo qua. Giriamo. Vedete il fiore? In modo da arrivare a questo punto qua e sovrapporre. Ed ecco qua il nostro fiore.
quello grande fatto. Ora ci prendiamo la nostra pastina, questa, e diamo un po' di tridimensionalità al fiore. Ecco qua il nostro fiore. Poi, una volta che avete fatto tutti i fiori e volete metterci sopra, che so, un bottone come centrale, questi li mettete un po' sfalsati in modo che vengono, vedete, così. Ora vi faccio vedere come si creano le foglie e ne facciamo una più piccola, che io ho preso un quadrato 4x4, lo mettiamo qua, cominciamo e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Vedete, la nostra forma della foglia è fatta. Prendo la pieghetta, me la metto in mezzo, le due punte nello start line o nella linea verticale, e mi faccio la mia piega in mezzo per dargli una forma. Vedete? Questa è la foglia che metteremo così. Vediamo questa più grande. Questa era un, mi ricordo, 7x7. Vedete? Questa è venuta una foglia più grande, la metto sempre al centro le due punte e mi faccio la mia linea e gli do la forma. E la mettiamo in questo modo. Così, vedete? Il nostro fiore è già fatto. Questo qui, io adesso vi ho fatto vedere solo fare tre petali, scusate, tre fiori, però ne potete fare tantissimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di 7 misure. Quindi spero di essere stata chiara anche questa volta. Spero che il video vi sia piaciuto. E ciao, alla prossima!